Poiché è finalmente uscita la comunicazione ufficiale su Comics e Science, posso finalmente dirvi uno dei tanti motivi per cui i video sul canale hanno subito diversi ritardi nei mesi scorsi e continuano ad avere ancora qualche ritardo. In pratica, nell'ultimo mese e mezzo o poco più, sono stato impegnato per cercare di organizzare il programma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica al Comics and Science Palace, in particolare di tre eventi che potete trovare all'interno dei link che vi lascio in descrizione, visto che questo è il mio canale personale, in attesa di una comunicazione completa in cui vi racconteremo tramite comunicati stampa e anche una news che sto cercando di scrivere per EduINAF tutto il programma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica Luca Comics Games 2023. Mi preme raccontarvi qualcosa molto velocemente sull'evento in cui in realtà io sarò non semplice moderatore, ma addirittura protagonista come relatore. Sto parlando di Justice in Space, che è una versione un pochino più spettacolare di una conferenza che peraltro è presente all'interno del programma per le scuole dell'Osservatorio Astronomico di Brera. Vi lascio anche in questo caso un link in descrizione nel caso all'ascolto ci fossero studenti oppure insegnanti interessati a seguire la serie di conferenze, in particolare proprio questa che presenterò proprio a Lucca il 4 novembre alle 19. Di fatto l'ispirazione, come per tutta la serie della scienza con i supereroi, come avete iniziato a intuire con i primi due video della serie che sono usciti, e che ovviamente questo è uno dei tanti motivi, è rimasta un po' interrotta con la miniserie dedicata ai velocisti scarlatti, è ispirata a alcuni fumetti particolari, in questo caso a un albo particolare, All Star Comics numero 13, dove la Justice Society, che è il primo supergruppo della storia dei fumetti, è un albo fumetti della Golden Age, è andata a zonzo per alcuni pianeti del Sistema Solare, inseguendo, ma poi lo scoprirete se verrete a Lucca, oppure quando andrò a raccontarvi con la serie di video, prima o poi, proprio questo particolare tour nel Sistema Solare. Insieme a me, comunque, ci sarà anche Federica Duras dell'INAF di Roma, che gestirà Pianeti in una stanza, attraverso il quale potremo proprio andare a vedere la superficie dei pianeti su cui proverò a farvi, diciamo così, atterrare grazie appunto ai supereroi della Justice Society. Detto ciò, non mi resta che salutarvi e soprattutto darvi appuntamento dal vivo a Lucca oppure a Brera. Saluti a tutti!